Bentornati su Officina del Pilota, ragazzi. Io sono Frank e oggi parliamo di come importare un'auto in Italia. Ragazzi, prima di cominciare, mi raccomando, se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Per voi è un semplice click, mentre per noi vale molto, ma molto di più e ci consente di portarvi anche altri contenuti come questo. La prima domanda al quale voglio darvi una risposta è: conviene davvero importare un'auto in Italia? E la risposta è ni. Infatti ci sono numerosissime variabili in gioco. Partiamo col dire che per quanto riguarda le auto comuni, quindi modelli standard, il mercato si sta normalizzando e i prezzi sono più o meno gli stessi in tutti i paesi europei. Ma questa è Officina del Pilota, qui parliamo di ben altre auto ed è proprio con queste che si possono fare dei veri e propri affari. Cercando nella miriade di siti di auto europei, infatti si possono scovare delle vere e proprie chicche ed arrivare a risparmiare nei migliori casi anche il 45%. Ovviamente non è oro tutto quel che luccica e comprare all'estero comporta vari rischi e sicuramente qualche spesa imprevista. Quindi bando alle ciance, armati di carta e penna e prendi appunti. Partiamo dalle basi, la ricerca. Trovare un'auto al giorno d'oggi è relativamente semplice, ma negli anni ho raffinato i miei metodi di ricerca così da potermi districare meglio in questa giungla di siti di auto che troviamo su internet. Quindi il mio primo consiglio è: verificate sempre l'affidabilità e la serietà del sito sul quale state facendo la ricerca. In che modo? Verificate innanzitutto la storicità del sito, quindi se è molto che è online o meno. Andate anche a verificare altri annunci, quindi se ci sono descrizioni adeguate, se sono annunci fittizi, se effettivamente sono annunci reali. Verificate anche chi sono i venditori che vengono presentati su questo sito. Soprattutto nel caso dei rivenditori autorizzati, quindi dei concessionari, andate a verificare tramite Google Maps se effettivamente nell'indirizzo riportato sull'annuncio si trova o meno una concessionaria o comunque un parcheggio adibito a auto in vendita. Molti siti presentano anche delle vere e proprie recensioni relative ai venditori. Ovviamente non prendete tutto per buono, perché anche quelle vi posso assicurare che possono essere falsificate, però diciamo che l'insieme di tutte queste informazioni fa sì che voi possiate stare più tranquilli nell'acquistare o meno all'interno di quel determinato sito. Per darvi qualche dritta, io personalmente faccio la mia prima ricerca molto molto generale su Il Parking. È semplicemente un motore di ricerca che unisce tutti i siti di auto che trova, sia europei che non. Non ha filtri particolarmente specifici, ma già da quello si riesce ad avere una visione completa di quelli che sono i prezzi e le disponibilità del modello di auto che stiamo cercando. Da qui troviamo tutti i link per accedere agli annunci presenti nei vari siti europei e non, come ad esempio mobile.de, automoto.pl, autoplus.lt e chi più ne ha più ne metta. Secondo step, pianificate sempre il trasporto. Non affidatevi a ditte non specializzate, non andate al risparmio, può succedere veramente di tutto, è una fase molto delicata. Nel mio caso specifico, pur di risparmiare poche centinaia di euro, mi sono affidato ad una ditta non specializzata nel trasporto di auto che nell'andare a prendermi la macchina si è dimenticata di prendere i documenti, quindi mi sono ritrovato con un mezzo senza i documenti, il che mi ha portato a notevoli spese, oltre che a una dose di stress estremamente elevata. Nel caso in cui invece l'andaste a prendere di persona, mi raccomando, pianificate bene il viaggio. Infatti considerate che tante auto si trovano in cittadini o paesini difficilmente raggiungibili dai vari aeroporti. Quindi considerate quelli che sono i trasporti che vi occorrono dall'aeroporto fino al punto in cui effettivamente si trova l'auto, oppure parlate con il venditore per capire se ha la disponibilità di venirvi a prendere direttamente all'aeroporto, in stazione o dove sia. Io personalmente questo passaggio lo faccio sempre prima di contattare il venditore, perché considerando che l'auto si trova appunto in vendita, do per scontato che sia disponibile, ma non sempre è così. Step 3. Se possibile fatevi inviare ovviamente altre foto e video della macchina oltre quelle che trovate sull'annuncio. E vi do una dritta, cercate di instaurare un vero e proprio rapporto con il venditore, intavolate un discorso, perché è proprio in questi casi che escono le informazioni più importanti. Spesso e volentieri vengono omesse all'interno dell'annuncio, anche se si tratta di cose positive. Nel mio caso, per quanto riguarda la BMW, nell'annuncio non era stato scritto che il lavoro al retrotreno, quindi la fase di saldatura e di rafforzamento del retrotreno, era già stata eseguita con fatture e foto, cosa che invece è uscita fuori parlando proprio con il venditore. Quarto step, il pagamento. Sicuramente una delle fasi più delicate dell'importazione. Quello che vi posso consigliare è: non fatevi prendere dall'emotività. Vivete questo momento nella maniera più distaccata possibile. Questo vuol dire che non dovete né avere paura di perdere i soldi, perché magari potreste perdere realmente un buon affare, ma neanche la foga di avere la macchina nuova, perché potreste spendere i soldi in un acquisto magari poco oculato.
e nei casi peggiori in una vera e propria truffa. Quindi, testa sulle spalle, massima serietà, analizzate tutte le informazioni che avete a disposizione. Dopodiché decidete se procedere con l'acquisto o passare ad un altro annuncio. Un altro consiglio che vogliamo darvi, prima di imbattervi in un lungo viaggio, sarebbe meglio conoscere lo storico del veicolo. Quindi se è stata schilometrata, se è stata incidentata, se ha subito danni di tutti i generi. Come si fa? Si fa scaricando l'applicazione di Car Vertical, oppure potete andare sul loro sito. Inserendo la targa o il codice VIN, ossia il telaio della macchina, in pochi minuti Car Vertical vi genera tutto lo storico, facendo riferimento a un enorme database di dati in tutta Europa, e quindi riuscite a capire se la macchina appunto ha avuto problemi di qualche tipo oppure è stata schilometrata. Ed è esattamente quello che abbiamo fatto quando Francesco è andato a comprare l'M3, perché l'ansia ti viene comunque. Assolutamente, in sì. Spagna, ecco, anche se vai dal sud al nord d'Italia è utile. Quindi vi consiglio di scaricare l'applicazione, e in più potete anche usare un codice sconto del 10% con nome, indovina un po', Torrisi, il mio. Preferivi che fosse il tuo, Torniamo al video. Una piccola dritta: non esiste la macchina perfetta, quindi non abbiate paura di perdere l'affarone della vita e non abbiate fretta di comprare auto che magari invece hanno delle vere e proprie magagne. Quinto step: i documenti essenziali per l'immatricolazione italiana. Innanzitutto sappiate che in Italia anche solo per un foglio mancante vi bloccano l'immatricolazione e l'auto diventa un vero e proprio pezzo di ferro. Quindi assicuratevi di avere tutti i documenti necessari per l'immatricolazione a seconda del paese di provenienza dell'auto. Nel mio caso, per quanto riguarda la mia BMW M3, avevo tre documenti che mi sono stati rilasciati. Il primo era il libretto di circolazione, il secondo la scheda tecnica della macchina e il terzo una bolla di sdoganamento, che in realtà non è proprio corretto definirla così, perché essendo la Spagna parte dell'Unione Europea, la macchina non passa la dogana. Quindi diciamo che la possiamo chiamare come una vera e propria bolla di esportazione dal paese. Per avere idea di quali sono i documenti che realmente vi occorrono per immatricolare un'auto dai vari paesi europei, potete fare riferimento al sito internet dell'ACI. Sappiate appunto che ogni paese ha diversi tipi di documenti. Solitamente sono uno o due, non di più. A questo punto, con l'auto e i documenti in Italia a casa, si può passare all'effettiva immatricolazione della macchina. Voi direte, vabbè, il peggio è passato. Non è proprio così. Infatti viviamo in un paese dove la burocrazia non è propriamente lineare e neanche molto semplice da affrontare. Cosa dovete fare? La prima cosa è affidarsi ad un'agenzia di pratiche auto che si occupi anche di immatricolazioni estere. Bisognerà andare presso l'agenzia, portare i documenti originali che verranno visionati e dal quale verrà prodotto un foglio complementare, che è il censimento del telaio. Con questo foglio, i documenti originali e le copie dei documenti originali, dovrete andare presso la vostra agenzia delle entrate di riferimento. Perché dovrete portare anche delle copie? Perché presso l'agenzia delle entrate visioneranno gli originali e dovranno tenere le copie. Gli originali devono assolutamente restare a voi, vi serviranno successivamente per il ritiro delle targhe. Una volta che l'agenzia delle entrate avrà visionato tutti i documenti e avrà verificato che il telaio può essere sbloccato, vi contatterà telefonicamente per informarvi dello sblocco del telaio. A questo punto, dopo uno o due giorni, potrete andare presso l'agenzia delle pratiche auto che vi ha prodotto il censimento del telaio, che vedrà a terminale che il telaio è stato sbloccato e vi rilascerà targhe e documenti nuovi. Mi raccomando, voi dovrete consegnare targhe e documenti originali. Un piccolo appunto: per quanto riguarda le targhe originali, non sempre le avrete, infatti a seconda del tipo di importazione che avete fatto resteranno o meno sulla macchina. Ad esempio, per quanto riguarda il 350Z che ho, era in vendita presso un concessionario in Germania. Ovviamente il concessionario non l'aveva targata, perché la macchina era ferma, appunto, al massimo girava con la targa prova per farla provare a eventuali clienti. Quindi cosa è stato fatto? È stata importata la macchina direttamente in Italia tramite una bisarca, senza le targhe. Questo non è un problema in fase di immatricolazione, perché si dichiara che la macchina è stata importata in Italia senza targhe. Considerate che il dato più importante per l'immatricolazione di un'auto è il telaio e, ahimè, ormai da qualche anno il codice K. Oddio, e mo che è sto codice K? Non vi preoccupate, il codice K è semplicemente il codice di omologazione europea, detto anche COC. È importante averlo perché purtroppo in Italia da qualche anno è entrata in vigore una legge che appunto impone che ci sia questo codice di omologazione europea per poter immatricolare auto non italiane.
Per quanto riguarda tutte le auto che provengono dai paesi appartenenti all'Unione, non ci sono particolari problemi, a parte per quelle un po' più vecchie. Infatti, prima del 2006 è difficile trovare codici di omologazione sui libretti perché non erano obbligatori. Di conseguenza, ci sono varie escamotage. Nel caso in cui la macchina abbia più di 20 anni, per esempio, si può iscrivere ASI prima dell'immatricolazione. Questo fa sì che la scheda tecnica della macchina venga prodotta direttamente dall'ASI, quindi dal registro delle auto storiche italiane. Per tutte le auto invece che ancora non hanno compiuto 20 anni e non hanno il codice K all'interno dei documenti, subentrano un po' di problemi. L'immatricolazione diventa molto più difficile, purtroppo l'Italia in questo è molto punitiva. Vanno intraprese altre strade che purtroppo non portano spesso a grandi risultati. Diciamo che è un po' un blocco difficile da superare. Tornando alla sessione dei documenti, una cosa che posso consigliarvi è verificate di avere appunto il codice di omologazione europea. È semplicemente un codice che si trova sul libretto della macchina o sulla scheda tecnica della macchina, che viene riportato alla voce appunto K, da questo codice K. Per quanto riguarda invece le auto extra UE, quindi parliamo di auto non europee, il problema è proprio il fatto che quasi nessuna ha questo codice. E come per le auto europee, se hanno più di 20 anni la cosa può essere più o meno bypassata tramite l'ASI. In caso contrario è molto molto difficile riuscire ad immatricolarle. Infatti le agenzie di pratiche auto più serie ve lo diranno fin da subito di evitare di comprare macchine che non presentano questo tipo di codice. Purtroppo al momento siamo bloccati in questo senso e non ci sono grandi soluzioni. Detto tra noi, siamo in Italia, quindi fatta la legge trovato l'inganno, ma questo non sempre porta a buoni risultati. Ultimo consiglio prima di chiudere: se avete la possibilità andate con un amico, quattro occhi sono meglio di due e due teste meglio di una, quindi ci sono anche da considerare le spese per la trasferta, che variano dai 500 euro in su a seconda dello stato di provenienza della macchina. Detto questo, io vi abbraccio forte, spero che questo video possa essere stato utile. Se avete domande, mi raccomando, scrivetele qui sotto nei commenti, mettete like, iscrivetevi al canale come vi ho già detto, attivate la campanella che non si sa mai, esce fuori qualche altro video, almeno non ve lo perdete. Dal buon Frank, da Officina del Pilota, dalla nuova location di Officina del Pilota, vi saluto, un abbraccio, ciao belli!